Matteo, parto da te. Allora, sei diventato un po' uno specialista della mitologia, no? Sei diventato il nostro punto di riferimento sulla nascita di Roma. Questa serie ti è venuta in mente prima di aver realizzato il film Primo Re, no? Questa cosa era venuta fuori già. Il ragionamento che hai fatto è: la storia delle origini di Roma è troppo grande e variegata per essere raccontata in un paio d'ore di un film, giusto? Diciamo che con il primo re, che è ovviamente per me un film del cuore, mi sono però concentrato sul racconto del mito, quindi ho messo in scena Romolo e Remo come se fossero stati veri, ma di fatto probabilmente non sono mai esistiti così come il mito ce li racconta, e ho provato a mettere in scena questo racconto. La serie è un progetto molto più complesso, probabilmente addirittura più ambizioso, nel senso che quando ci siamo avvicinati a quella materia, a quella quantità di racconto e a quella moltitudine di personaggi, abbiamo da subito pensato con gli autori, con gli sceneggiatori Guido Iuculano e Filippo Gravino, che era molto adatta a una serie. Finalmente avevamo trovato qualcosa su cui fare una serie, perché insomma, nel tempo, come puoi immaginare, ci hanno proposto un sacco di serie, ma a me non mi interessavano mai, non mi appassionavano mai, non trovavo mai una vera chiave di racconto affascinante. Qui finalmente l'avevamo trovata. Ovviamente il primo re è stato un percorso d'avvicinamento a questa struttura produttiva imponente, complessissima, e quindi insomma siamo arrivati, io ma anche con Enrico, con Michele, condividendo il lavoro, siamo arrivati a mettere in scena questa produzione con le spalle più larghe, con la struttura che anche i coproduttori, che sono ovviamente Cattleya, oltre che Groenlandia, Sky e ITV, ci hanno appunto permesso di avere. Enrico, senti, qual è stata? Ci sono state tante sfide, secondo me, pazzesche da fare e da raccogliere in questa serie. Qual è stata quella più difficile che hai dovuto superare, no? Perché stiamo parlando di un progetto veramente complesso e molto ambizioso, no? Dimmene una in particolare, una sfida che ti ha particolarmente messo alla prova, insomma, duramente. Beh, diciamo, la sfida più sentita è stata queste 2 settimane e più di ripresa chiusi dentro delle grotte che, diciamo, raggiungevamo dopo aver camminato attraverso cunicoli per 600-700 metri in profondità, portandoci dietro di tutto, dalle attrezzature alla troupe, ovviamente, ma anche, diciamo, cast, comparse, bambini, lupi, ecco, tutto questo mondo enorme come è quello della produzione di Romulus veniva trasferito per più di 2 settimane sottoterra. Come ti puoi immaginare, questo, diciamo, dal punto di vista intanto logistico, ma poi anche creativo, fisico, per me, per chi, per quei pochi come me che veramente non vedeva mai la luce per giorni, è stato, diciamo, faticosissimo, ma anche elettrizzante. Cioè io mi alzavo la mattina e, no, no, e non vedevo l'ora di riscendere in quel pozzo nero, perché un po' dici quando ti ricapita. Dal punto di vista un po' più ampio, artistico, diciamo, sicuramente dover immaginare come un popolo così a noi sconosciuto, così arcaico, vivesse la propria quotidianità, i gesti, diciamo, ordinari, come esprimesse i sentimenti di amore, di amicizia, come si articolassero le relazioni tra uomo e donna, tra maschile e femminile, tra padre e figlia in un universo così lontano da noi, è stato sicuramente una sfida, perché richiedeva che noi immaginassimo costantemente qualcosa di diverso, perché non potevamo attenerci ai codici del presente, no? E quindi continuamente eravamo alla ricerca di quel gesto, di quell'espressione, di quella dinamica che restituisse il senso di un'antichità. Benissimo, allora vi lascio dicendovi che la settimana prossima vado sicuramente a vedere la Solfatara di Pomezia nella riserva di Malafede, che è una delle location più belle, insomma, che si vedono, una delle tante bellissime che si vedono nella serie. Quindi grazie mille, in bocca al lupo e a presto. Grazie, grazie Simone, crepi il lupo. Ciao. Ah, la sensazione è che non deve essere stato facile prepararsi, è stata piuttosto lavorare sul fisico o sul linguaggio in proto-latino, che immagino voi abbiate studiato a scuola, quindi eravate anche abbastanza freschi, no? Ironico, ovviamente. La preparazione fisica è stata molto pesante perché gli allenamenti li abbiamo fatti per 2 mesi prima del set, e poi durante il set abbiamo comunque continuato con la preparazione anche se in autonomia. Poi
facevamo anche, andavamo a cavallo, quindi comunque c'è stata una preparazione bella, bella dura. Io personalmente partivo da zero, quindi comunque per arrivare ad un livello di credibilità del personaggio ci ho messo un po'. E per quanto riguarda invece il proto latino, c'è stata ancora una difficoltà maggiore, perché un conto è studiare a scuola il latino e fare le versioni, e un conto invece è recitare e rendere credibile comunque questa lingua arcaica. E anche contemporanei un po', quindi la difficoltà è stata tanta, però le sfide a noi piacciono, a noi attori, quindi secondo me è stato divertente anche per questo. A proposito di per voi me attori, personalmente vai. Scusami, perdonami. Vai Andrea, perdonami. Tu, no, sono curioso di sapere cosa pensi, no, anche perché mi sembra che sei quello che ha avuto più problemi. In che senso? No, che alla festa di Roma, insomma, hai detto, diciamo che Marianna dice che era stata contenta di imparare il proto latino, invece io ci ho messo un po' più, insomma, non era proprio stato così bello e così divertente. Ma sì, no, questo no, però non fa di me quello che ha avuto più problemi, semplicemente fa di me quello onesto, fa di me quello che dice la verità. Ma io mi sono divertita con Marianna, è una persona... vabbè, no, ma infatti... Anche lei poi ha un cuore buono e vede belle anche le sue difficoltà. Io le difficoltà, cazzo, ci sguazzo e ne soffro. E, però era una difficoltà necessaria e probabilmente anche indispensabile per portare poi in scena un qualcosa che rompesse un po' le regole del fare cinema o del recitare o in romano, in napoletano, insomma... E la cosa in realtà sulla quale io personalmente avevo cercato di battere un po' di più il ferro era, non so poi se sono riuscito nel mio intento, ma era quello proprio di cercare di non far suonare questo proto latino come una versione, versione di latino delle scuole medie. E purtroppo il rischio era dietro l'angolo, perché... Marianna per esempio è una che ha trovato il suo suono in maniera molto rapida, e io mi sono preso più tempo per esplorare il più possibile dei vari modi, dei vari suoni, più forse per una mia insicurezza, perché avevo bisogno di sentire che questo latino fuoriuscisse dalla mia bocca in maniera naturale, in maniera vera, e di poterci credere io in primis. Perché comunque un attore, per quanto i registi o chi per loro ti dicano in continuazione non ascoltarti mentre parli, spesso è difficile non farlo, soprattutto con una lingua del genere in cui il rischio è quello di emettere dei suoni che risultino immediatamente cacofonici alle tue orecchie. Quindi il gioco era quello di masticarle il più possibile, di trovare una strada. E nel senso è stato stimolante effettivamente. Alla fine, col senno di poi, dopo essere in qualche modo un po' dimenticato della fatica, lo guardo e dico: beh, abbiamo fatto un bel lavoro nonostante tutto. E Francesco, invece, a te faccio un'ultima domanda prima di lasciarci, perché ho saputo che dal set di Romulus ne sei uscito con cicatrici, punti non in classifica e senza un dente. È vera questa storia? Sì, questo è finto, c'è una capsula qua, non c'ho più, sai, quel filetto sotto la bocca, vabbè so incidenti che possono capitare, soprattutto in questi set, purtroppo nessuno può fare niente, sono cose che capitano, però secondo me... Non dico che ci voleva, però dai, ci voleva un incidente su questo set, se no dai, non era Romulus. Però ti dico che il mio lavoro principale era lavorare attraverso il fisico, nel senso recitare attraverso il corpo, raccontare qualcosa anche non parlando, solo o gesticolando o con gli sguardi, raccontare un qualcosa di muto che però arriva allo spettatore. E ci sei riuscito, quindi vi faccio ancora le congratulazioni, a presto, in bocca al lupo. Grazie. Ciao, grazie ragazzi, mille. Grazie.